Una fiamma al giorno, energie del 31 di agosto. Scegliete la vostra variante, rosa, azzurra, stella, quarzo rosa. Chiediamo ai nostri angeli, come sempre, che intervengano in questa stesa per darci le energie del 31 di agosto. E qualche cosa va per la rosa azzurra rilasciato, rilasciare degli attaccamenti, abbandonare qualche cosa che ormai non serve più, anche se sembra prezioso, ma è una valutazione mentale, in realtà per l'anima non serve più e va rilasciata. Quindi c'è qualche cosa che va rilasciato, ma non persone, possono anche essere persone, per carità, certo, però si tratta anche solo di abitudini, di attaccamenti, di schemi mentali, modi di pensare, quindi attenzione, non pensate solamente che siano persone, a volte possono essere anche persone, per carità, amicizie che non vanno più, situazioni karmiche che non vanno più, oppure se c'è, per esempio, nella fiamma c'è una situazione un po' che tanti in questo ultimamente mi stanno contattando, anche perché c'è Saturno opposto a Venere di passaggio, quindi c'è proprio il senso di transito, c'è proprio il senso di attenzione sulle relazioni e questo crea a volte delle separazioni anche per le fiamme, ma attenzione, sono dei trampolini di lancio pazzeschi per poter a arrivare ancora più facilmente, se accogliamo la lezione, al livello superiore. Quindi lasciate andare la situazione, accogliete, ci sono dei modi di pensare che vanno rilasciati, ferite che vanno rilasciate per completare il cerchio. E questo va fatto attraverso la consapevolezza di un'azione anche, o comunque semplicemente della consapevolezza di qualche ferita che va appunto illuminata e sciolta e guarita, oppure appunto delle azioni concrete che possono chiudere questo cerchio attraverso questo rilascio. Quindi attenzione che quello che accade in questo periodo è molto importante da cogliere. Se c'è qualcosa da lasciare andare, lasciatelo andare. E quindi, insomma, si passa di livello. E infatti tutto questo fa in modo che si entri nel proprio potere personale, si trovi l'equilibrio. L'accettare il rilascio di qualcosa che non serve più animicamente crea veramente un potere incredibile interiore. E infatti, questo dice, la saggezza dell'anima vi deve guidare. Non è la saggezza della mente che rilascia di malavoglia quello che crede sia utile, ma in realtà è solo un'illusione. Bisogna entrare nell'ottica dell'anima. E vediamo un po'. E perfetto, questo vi permetterà di co-creare. A questo punto spirito e anima, spirito e mente andranno a collaborare e a co-creare il piano dell'anima su questo piano. Quindi importantissimo queste energie. Ricordate che non sono solo della giornata, sono nella giornata, ma possono essere anche nei giorni, diciamo, o precedenti o successivi. Quindi sono energie, non cerchiamo di inscatolarle, ok? Allora, Stella, vediamo un po'. Oh sì, c'è qualcuno che è un po' disperato, c'è qualche cosa che vi sta ancora facendo soffrire, ci sono delle situazioni che appunto vi stanno creando tensione, magari siete disperati, siete pensierosi, siete giù di morale. Attenzione che attraverso questa situazione arriverà il cambiamento. Quindi quello che sta accadendo in questo momento è ultra prezioso. Quindi non abbandonatevi alla disperazione, non abbandonatevi a quello che voi pensate sia negativo, ma cercate di capire perché è arrivata questa situazione, perché state sentendo quell'emozione. Quell'emozione, se illuminata, compresa e accolta, sarà la chiave per il cambiamento. Allora, vediamo un po'. Eh sì, qua vi dice il cambiamento porterà via come il vento qualcosa che appunto non serve più. Guardate che meraviglia di assonanza che c'è tra le due letture. Quindi c'è proprio il senso di lasciate che il vento porti via quello che deve portare via perché c'è un qualcosa che deve essere portato a termine ed è proprio quello che vi sta facendo soffrire, che vi sta chiedendo di essere visto per poter essere portato via, proprio spazzato via come il vento. Quindi attenzione che anche le tristezze di questo momento vanno accolte, guardate il lume. E appunto, diciamo sciolte, difficoltà sciolte, guarite. E infatti questo è la materializzazione di quello che è la vostra fede nell'anima. Questo porterà delle conseguenze e dei risvolti concreti. Questo vostro atteggiamento sarà veramente una benedizione che porterà cambiamenti concreti nella vostra vita. Ed è proprio la fede nell'anima, in quello che chiamiamo Dio, potete chiamarlo universo, potete chiamarlo come volete, ma sempre quello è. E quindi ci vuole fede e abbandono in un certo senso. Senso della vostra situazione appunto ai mondi spirituali, all'anima. E questo appunto vi darà la possibilità di comprendere quanto potente sia, diciamo, quest'anima che ispira.
e guida le vostre azioni. Diventerete, grazie a questa ispirazione dell'anima, potenti come degli imperatori, nel senso che saprete il maschile portarlo in azione, portarlo attraverso questo ascolto, rendere concreta con azioni reali la vostra realtà. Quindi c'è proprio il senso di diventare forti, un maschile forte, potente, consapevole, grazie all'ispirazione dell'anima. È tutto a partire da questa situazione che voi, in un certo senso, considerate come un qualcosa di negativo, però in realtà è la chiave per il cambiamento e per la creazione, appunto, più consapevole della vostra realtà, proprio perché ci si svincola da quelli che sono gli schemi, le credenze limitanti, diciamo tutti i confini e le limitazioni della mente. Quindi qua c'è un femminile selvaggio, indipendente. L'anima non ha confini, non ha nessun limite. Quindi se ci abbandoniamo all'anima potremo fare proprio delle azioni incredibilmente pazzesche, ma proprio anche inimmaginabili, solo se però guidati dall'anima. Quindi mi raccomando, se non state bene in questo periodo, cercate di comprendere che quella è la vostra chiave del cambiamento. Quarzo rosa. Qua c'è qualcosa, questioni familiari, questioni relative alla casa che saranno importanti in questa giornata. Quindi vediamo un po' a cosa si riferisce tutto questo. Eh sì, alcune situazioni che vi hanno preoccupato probabilmente, sia della famiglia sia della casa, ora possono acquietarsi, possono trovare armonia perché c'è, diciamo, le energie si stanno proprio equilibrando, quindi c'è proprio come dire, si stanno sciogliendo le tensioni che ci sono state probabilmente fino a questo momento, e probabilmente anche avete compreso la lezione, quindi forse questa situazione vi ha fatto comprendere, qua c'è una saggezza, quindi attenzione, vi ha fatto comprendere cose che prima non comprendevate, quindi siete riusciti a gestirle, creare l'armonia e a materializzare questa saggezza. Quindi probabilmente questa situazione di tensione familiare o della casa in realtà vi ha dato un'ulteriore saggezza, quindi avete saputo cogliere e fare tesoro della situazione. Vediamo un po', eh sì, ne avete fatto tesoro e ora siete davvero disposti a seguire questa saggezza e a creare un vostro, diciamo, entourage familiare, di casa, eccetera, molto armonico, molto positivo, un'energia proprio veramente molto bella e in cui c'è anche tanto, tanto amore, un amore fortissimo. Qua si può parlare anche di fiamma, probabilmente ci sono situazioni che, anche per quanto riguarda le fiamme, hanno dato preoccupazioni, ma adesso queste preoccupazioni, questo essere casa l'uno per l'altro, poteva aver vacillato un pochino, e invece adesso tutta questa saggezza, si sono compresi gli errori, si è messo armonia, pace ed equilibrio, e questo amore può finalmente, diciamo, sbocciare, ma sbocciare in tutta la sua potenza, il suo magnetismo.